Ciao, benvenuti alla lezione di Total Body Circuit Brucia Grassi. Che cosa ci serve oggi? Beh, le scarpe da ginnastica, tenete l'acqua a portata di mano e un 45 minuti di tempo per fare tutti i nostri esercizi. Me li segno, ogni volta creo la sequenza magica. Fantastico. Allora, abbassate un pochino la temperatura in casa se avete troppo caldo, arieggiate un po' il locale e iniziamo insieme la lezione. Muovendo prima le articolazioni, le riscaldiamo per bene, partiamo dalle spalle. Parto con l'ossigenazione profonda. Molto bene, un po' anche nell'altro giro. Uno, due. 3, 4, voilà, solleva le spalle e le orecchie con un bel respiro e le lasci cadere. Molto bene, sciogliamo un po' il collo con dei movimenti semplicissimi di rotazione del capo da destra a sinistra e con un ampio cerchio in un senso e poi nell'altro. Voilà. Molto bene, mani ai fianchi, fai fare al bacino delle rotazioni sopra l'area dei piedi. In questo momento ti chiedo di elevare proprio la gabbia toracica del bacino e la schiena, la allunghi verso l'alto per non appesantire il tratto lombare sul bacino. Fai l'altro giro. Ossigenati bene, riempiamo bene il nostro corpo di ossigeno. Spostiamo il bacino da destra a sinistra, sempre allungando la colonna, elevando la gabbia toracica dal bacino. Rendiamo leggero il tratto lombare. Molto bene. Tieni uniti i piedi, muoiti le mani sulle ginocchia e fai disegnare alle ginocchia dei piccoli cerchi. Diamo delle sollecitazioni leggere a caviglie e ginocchia in un senso e anche nell'altro. Molto bene. Di nuovo per le spalle, braccia ai lati del corpo, colonna diritta e ferma. Con entrambe le braccia disegno degli ampi cerchi con le braccia. Uno, due. 3, faccio l'altro giro. 1, 2, 3. Lascia le ginocchia un po' piegate, scendi con la testa, con il collo, con le spalle, arriva fino giù, sciogli un po' la colonna in tutti i suoi tratti e quindi piano risali dal basso verso l'alto. Appoggia le mani alla base dei glutei e fai un'ampia estensione dell'intero corpo, dai piedi alla testa, ti inarchi. E ritorno, voilà, mano sinistra al fianco, braccio destro che allunga lateralmente, attenzione a non mollare il bacino, lascia ferme le anche, e quindi su dall'altra parte. Ragazzi, ho detto voi di abbassare la temperatura, ma io qui ho un caldo, adesso vado ad abbassarla. Molto bene, quindi iniziamo finché passeggiamo. Passeggiate un po' sul posto, a basso, sì, in effetti era ancora un po' altine, sentivo già il caldo. Iniziamo a camminare sul posto e attivare il nostro apparato cardiocircolatorio, il respiratorio. L'obiettivo è farci venire il fiatone, farci venire e sudare, inevitabile, ok? Le articolazioni le abbiamo, diciamo, predisposte, abbiamo mosso le principali articolazioni. Se sentite vi tengo un po' impegnate in questa passeggiata che deve continuare per qualche minuto. Innanzitutto muovo bene le braccia avanti e indietro, spingo bene dei piedi, mantengo la colonna diritta. A proposito di articolazioni, se il vostro corpo richiede tanti, diciamo, esercizi di questo tipo, io vi consiglio la lezione di stretching e mobilità articolare del mercoledì, così ve lo dico per chi sente la necessità
ovviamente, oltre che l'obiettivo di oggi, il magari perdere qualche chilo, asciugarsi un po', fare fiato e senti anche la necessità di sciogliersi, una buona lezione proprio per questo obiettivo è stretching e mobilità articolare. Bene, detto questo, muoviamo un pochino di più le braccia con un po' più di ampiezza e un po' più sulle ginocchia, portiamo via via il corpo a un livello di maggiore intensità. Mentre eseguiamo questa marcetta un po' più intensa, vi dico cosa andremo a fare. Una prima parte di percorso, ok? Dove faremo prima un riposo passivo, poi un riposo attivo. Questo per andare, diciamo, a favorire l'utilizzo, diciamo, di glucosio o glicogeno muscolare anziché il CP, che è una prima formuletta energetica che i nostri muscoli usano, e quindi andiamo sempre di più verso un metabolismo inizialmente glucidico, lo cerchiamo di attivare abbastanza rapidamente, e poi proseguendo all'interno della lezione non andremo direttamente ad utilizzare i grassi, se non per una minima porzione, però nella fase di recupero, cioè finita la lezione, per qualche ora il vostro corpo lavorerà, diciamo, utilizzando anche i grassi. Ossigeniamoci bene, portiamo nel corpo tanto ossigeno. Ulala, ho lasciato la suoneria, me ne accorgo ora, la abbasso subito. Dov'è? Silenzioso, scusatemi. Ok, vi stavo dicendo, ecco, che il nostro corpo in fase di riposo utilizzerà substrati lipidici per recuperare, diciamo, la condizione pre-allenamento. Ok? Molto bene. Detto questo, vi invito adesso a fare il primo percorsino, quello con il leone che ci mangia, tac tac, quindi noi corriamo con una certa rapidità, faremo 10 secondi di lavoro bello attivo, ciascuno alla propria massima intensità, compatibilmente con spazi, articolazioni, eccetera. 10 secondi alla massima velocità e 20 di recupero passivo. Sapete che è fermi sul posto, cerco solo di mantenere una buona postura, ok? E respiro. Gli esercizi ormai un po' li conosciamo, ma sono molto semplici, quindi ve li lancio così al momento, perché si alternano. Faremo la corsa, jumping jack e basta, li alterniamo questi due, molto semplici. Vi dirò io quando partire. Continuiamo intanto con la camminata sul posto, fra una ventina di secondi partiamo con questo primo percorsino. Quindi mi raccomando, valutate di avere dello spazio per muovere le braccia per il saltellino apro e chiudo. Ve lo dico perché pigliare con le nocche un mobile fa male. Allora, 5 secondi e partiamo proprio con il saltellino apro e chiudo. Vai! Apro, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, super razzo, vai veloce, vai veloce, vai veloce. Pausa sul posto. Riposo passivo, mi allungo in alto. Attivati nella powerhouse, porta i concetti del Pilates nel riposo passivo. Fra pochi secondi partiamo con la corsa sul posto, precisamente 4, 3, 2, 1, corsa sul posto veloce, vai, muovi veloce le gambe, veloci le braccia, super razzo, vai, 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 super, 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 pausa, fermi qui, 20 secondi, ci piace il riposo passivo, lo so, il corpo recupera il CP, le famose molecole pronte all'uso, 5 secondi, anzi 3, 2, 1, jumping jack di nuovo, vai, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, super razzi, vai veloci, 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 pausa, resta, il prossimo sarà ancora la corsa sul posto, mi allungo bene verso l'alto, lascio che la fisiologia funzioni, fra 5, 4, 3, 2, corso sul posto, vai, corri, 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 corri,
Muovi veloce le braccia, muovi veloce le gambe, super veloce, corri, 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 pausa, voilà. Bene ragazzi, fra un po' iniziamo l'altra parte, ancora jumping jack, il riposo passivo sarà questo, sei come una sorta di finta seduta. 3, 2, 1, jumping jack, vai, apro e chiudo veloce. Veloce, 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 veloce. Stop, resta. Come se fossi seduto, la schiena è bella diritta, giù bene con il bacino, tenuta del girovita. Il prossimo sarà la corsa sul posto, ok? 2, 1, corsa sul posto, vai. Corri, 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 corri. Vai super, super veloci le braccia, super veloci le gambe, vai, molla, dai, 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 stop, in equilibrio su una gamba. Resto, barcollo ma non mollo. Barcollo ma non mollo, il prossimo sarà jumping jack, poi ovviamente il riposo passivo, ricordati la gamba, sarà sull'altra gamba, pronti? Vai, jumping jack di nuovo. Voilà, dai, 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 stop, equilibrio sull'altra gamba, bravissimi, il prossimo sarà la corsa sul posto con riposo passivo, lo sai già, seduto, finta, no, nel senso finta seduta, 3, 2, 1, corsa sul posto, vai veloce. Veloce, 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 veloce. Dai! Super, 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 stop. Giù. Resta. Basso il bacino, schiena bella diritta. Non ti appoggiare sulle cosce con l'addome. Dai, forza il girovita. Voilà. Bravissimi. Voilà, un goccino d'acqua, camminiamo un minutino nello spazio, nel senso non rimanere fermo, facciamo circolare bene il sangue, così ci porta via l'acido lattico, ok? E siamo già pronti a ricominciare, il nostro sistema sta lavorando anche se noi stiamo così camminando liberi, eh? Allora, cosa andiamo a fare? Ci serve ragazzi il tappetino, ma in realtà solo per la fase finale, per il rolling, vi ricordate l'abbiamo già fatto, se foste nuovi di questo corso, per rolling intendo dire la rullata, sulla schiena, per cui vi invito ad avere un supporto di protezione ovviamente per la schiena. Bene, detto questo, inizieremo con il secondo percorso, che ovviamente è quello anche bello corposo. Questo è stato solo il riscaldamento, non rimanete fermi, potete rimanere per esempio nello step touch laterale se volete, fate un lunghissimo passo finché vi racconto cosa andremo a fare. Allora, un bel po' di esercizio, ogni tanto vi aggiorno se siamo a metà, se siamo vicini alla metà, se siamo, non vi dico quando siamo lontani, ok? Faremo come le altre volte 40 secondi alla massima intensità, compatibilmente con la buona esecuzione degli esercizi, e 20 secondi di riposo attivo. In questi 20 secondi sapete che potete camminare, eventualmente sorseggiare un pochino d'acqua ed essere già pronti nella postazione per l'esercizio successivo che vi lancio al momento. Sono tutti esercizi che abbiamo già un pochino visto, ok? Di facile comunque apprendimento ed esecuzione, proprio perché devo essere prêt-à-porter, così subito, faccio vedere, si fa. Sono esercizi, quando facciamo gli squat, ragazzi, voi continuate, vi faccio vedere delle cose, vi rinnovo delle correzioni importanti, squat che siano bipodalici o con una sola
gamba in appoggio, avanti, di lato, dietro. Curate sempre l'allineamento ginocchio-punta del piede per capirsi, non deve essere questo, esagerando l'errore, non deve essere questo, ma bene sulla linea. Quindi se le punte dei piedi sono fuori, anche le ginocchia. Vale anche quando faremo magari quelli laterali tipo a fondo. La schiena, qualunque sia il tipo di squat, okay, quindi sia con un passo laterale, dietro, eccetera, si comporta come l'omino della Lego, vale a dire che non devo articolarmi in questo senso o ingobbirmi, non c'è movimento fra vertebra e vertebra, perché il movimento avviene qui, ok, con il bacino che ruota sopra la testa dei femori. Quindi se il bacino si inclina, ovvio che anche la schiena si inclina un po' in avanti, ok? Tenete il vostro girovita, mantenete la colonna leggera. Queste sono le indicazioni un po' per tutti gli esercizi, ok? Poi fatemi vedere. Ecco, un'altra cosa che lascio un po' in autogestione, le fasi, gli esercizi con i salti, tipo anche magari lo skip, se per qualcuno di voi o anche la calciata dietro, poi ve lo ricordo, fosse troppo pesante o perché sentite fastidio al collo, alle ginocchia, eccetera, fate la versione, diciamo, senza il salto. Anche la corsa veloce, per esempio, l'apro e chiudo è un po' difficile, però si può fare il cosiddetto jumping jack, posso anche fare apro e chiudo così, eh? Lo dico per avere un po' di margine di autogestione nel rispetto delle articolazioni e del livello di ciascuno, ok? Detto questo, siamo quasi pronti per partire. Se volete dare un sorsino d'acqua, io ecco fatto, io sono pronta, voi, ok, non fermatevi, fra una ventina di secondi partiamo e partiremo semplicemente con il jumping jack e poi faremo esercizi che vi farò vedere strada facendo. In realtà tenete comodo il tappetino perché ci serve su quasi subito. Ho fatto una progressione dove in realtà lo usiamo quasi subito. Allora, ragazzi, 5 secondi e partiamo con il saltello. Apro e chiudo. 3, 2, 1, jumping jack, 40 secondi. Vai. Sai che devi andare alla massima velocità possibile, intensità possibile, compatibilmente con una buona esecuzione dell'esercizio. Ok? Io le mie braccia le vedete un poco piegate, un poco flesse, perché non ci sto. Voi tenete le tese. Ieri ho pure preso una testata andando troppo indietro e alzando troppo le braccia. Allora, detto questo, abbiamo ancora 5 secondi. Manca poco. Pausa meritatissima. Cammina 20. Il prossimo esercizio sarà proprio sul tappetino. Teniamo la panca frontale, ok? Riposati un attimo ancora, ma fra 5 secondi, 4, preparati, 3, 2, 1, tempo partito. I piedi sono uniti, le gambe unite, inutile dirlo. Respingo bene il suolo con le braccia, attenzione a non essere né troppo alti con il bacino, né inarcati giù. Schiena sull'orizzontale, tieni i glutei contratti, respingi bene il suolo con le braccia. Arriccia un filino il coccige in sotto, senza pronunciare troppo una rotazione a livello di schiena, ok? Rimani, ti fa bene, rimani ancora, rimani, forza, respingi bene il suolo con le braccia, 3, 2, 1, in piedi. Cammina 20 secondi, intanto ti dico il prossimo, che sarà passare dalla posizione di allungo verso l'alto del corpo alla posizione di panca, una continua, ciascuno con la propria velocità, ok? Pronti, prontissimi, si parte, mi allungo, mani a terra, passo, passo, torno, torno, su, vai, ciascuno alla propria velocità, alternate bene le gambe, non usate sempre la stessa, né per andare dietro, né per tornare, voilà, allungo, vai, forti le spalle,
Dai, 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 dai. Alterna bene le gambe, mantieni comunque una buona velocità, compatibilmente con una buona esecuzione. Voilà. Pausa, stop, cammina 20 secondi. Il prossimo, ragazzi, sarà un abbinamento di esercizi in successione. Due jumping jack, tac, tac, allungo e ripetiamo l'esercizio, quest'ultimo che abbiamo fatto, ciascuno con la propria velocità. 2, 1, si parte, 2 jumping jack, allungo, mani a terra, dietro, dietro, voilà, jumping jack, allungo, lo dico solo per ripassare un attimo, ciascuno con la propria velocità, ricordati i passaggi, 2 jumping jack, 1 allungo e corpo verticale e orizzontale, voilà. Bravissimi, vai, dai che ce ne sta ancora qualcuno, voilà, 2 jumping jack, allungo, mani a terra, corpo allungato sull'orizzontale, stop, 20 secondi di pausa, voilà, metti da parte il tappetino, il prossimo sarà jumping jack, saltellino apro e chiudo, lo faremo fra 5, 4, 3, 2, 1, vai! Io lascio le braccia così come due chele perché non posso stenderle, tu lasciale distese. Vai più veloce di me. Dai che poi hai un sorso d'acqua disponibile. Grande ricompensa. Tieni, tieni la velocità. Tieni, 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 tieni. 3, 2, 1. Cammina 20 secondi. Un sorsino d'acqua. Il prossimo è una corsa sul posto veloce. Voilà. Giusto? Sì. Andavo bene in memoria. Sì. Io caldo. Ho spento tutto, ma un caldo. 3, 2, vai, corsa sul posto, dai, 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 mantieni la velocità nelle gambe, la velocità nelle braccia, corri, 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 dai, dai che c'è il leone, super, super veloce, il leone è una didattica sempre molto efficace, eh? Dai, su, veloce, veloce, veloce. Tanto le braccia, tanto le gambe. Pochi secondi ancora. Dai, 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 dai. 3, 2, 1. Cammina. Il prossimo sarà squat monopodalico con passo dietro. Ok? Facciamo. Lo facciamo. Destro e sinistro alternato. Ok? Quindi destro e sinistro alternato. Pronti? Vai. Ricordati, fai sempre l'alternanza e dai la coordinazione con le braccia. Quando sei giù, con il passo dietro e giù, allunga avanti le braccia per dare anche un po' di equilibrio e non mettere i piedi sulla stessa linea, quando scendi, quando fai il passo dietro. Non stiamo allenando, in parte anche l'equilibrio e il lavoro proprio eccettivo assolutamente c'è, ma non cerchiamo troppo difficoltà in materia di equilibrio. Mantieni una buona esecuzione e velocità. Stop! Cammina 20 secondi, il prossimo intanto te lo dico sarà, devo decifrare la mia calligrafia, squat laterale, anche qui destro e sinistro, quindi un affondo, destro e sinistro, 3, 2, 1, vai, lungo il passo, anche qui nella fase di squat, allungati in avanti con le braccia, così da creare equilibrio, ricordati quello che ti ho detto all'inizio, il busto non è inarcato in un senso o gobbo nell'altro, si comporta proprio come un'unica bacchetta senza possibilità
di muoversi, eh? Dai, ancora un po', ricordati, lungo il passo, bene l'affondo giù, cadi bene sull'anca, ancora pochi secondi, stop per 20, cammina. Allora, poi faremo, attenzione, laterale con la stessa gamba dietro e quindi laterale con la stessa gamba dietro. 3, 2, 1, laterale, stessa gamba va dietro. Cambio, laterale, stessa gamba dietro. E vai, alterna i due lati fatti dal doppio esercizio. Lato, dietro, lato, dietro, lato. Le braccia sempre si muovono in, come direzione, in opposizione allo squat, ok? Lato, mantieni una buona velocità compatibile con una buona esecuzione. Forza. Dai, 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 dai. Pausa. Cammina sul posto 20 secondi. Ci sarà poi la corsa sul posto. Torniamo nella fase. Cammina un attimino. Ricordati, fra 5, 4, 3, 2, corsa sul posto. Massima velocità di gambe e di braccia. Dai, 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 dai. Muovi, 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 muovi. Supersonici. Dai, dai, forte la schiena, forte il girovita. Vai, più veloce di me. Forza. Super, mantieni, mantieni. Guarda chi molla. Dai che siamo a metà, ragazzi. Super. Dai, 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 dai. Ancora, muovi di più le braccia. Ti vedo, sai. Ti vedo che rallenti. Guai a te. Vai. Super. Pochi secondi, mantieni, 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 stop. Un sorsino d'acqua. Poca roba, né? Il prossimo sarà, cammina, non stare fermo, skip sul posto. Come ti dicevo, se vuoi fai la cammina senza la fase di salto, altrimenti 3, 2, 1, ginocchia alte nella corsa. Ginocchia alte. Super, vai. Ok, stavo guardando già il prossimo. Scrivo, faccio dei simboli, dei geroglifici che poi devo capire al volo. Allora, o metto gli occhiali o cambio i simboli. Dai, 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 su le ginocchia, su, 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 su. Resisto, resisto. Su, su. Su, 3, 2, 1, cammina, bravissimi. Kick destro. Il prossimo sarà, ragazzi, kick sempre con la gamba destra che esegue il kick, ok? 10 secondi, abbiamo 7 secondi di riposo attivo. 3, 2, 1, kick, kick, kick. Dai ritmo, trova la coordinazione, fai anche un po' il movimento del busto, della mano che allunga in avanti per toccare il piede. Mantieni una buona velocità, fai un po' questa dinamica di cambio di peso che vi dà un po' di stabilità. Voilà, dai che manca poco. Allungati bene, slancia bene la gamba, 5 secondi ancora, siamo bravissimi. Pausa, cammina, 20 secondi. Il prossimo segnato è lo skip basso con alla seconda, ok? Precisamente lo faremo fra 5, 4, 3, 2, vai. Mani unite davanti al petto, piedi alla seconda, ginocchia in linea, più sei giù, più t'ammazza. Vai, squati bene, pesta, 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 pesta. Forza nel girovita, nell'allungo della colonna. Ehi, polpacetti, lo so, facciamo tic tac.
tip tap. Vai, senti veloce anche il tuo tip tap. Pochi secondi ancora, dai, stai giù, stai giù, stai giù, stai giù. Stop. Il prossimo lo sai già. Kick con la gamba sinistra, eh? Quindi calceremo la gamba sinistra. Muoviti, respira, ossigenati, prendi aria. 3, 2, 1, vai. Kick, gamba sinistra. Trova la coordinazione nel ritmo per dare velocità. Allungati per andare con la mano a toccare il piede, così c'è anche un leggerissimo twist. Vai, ossigenati bene. Mantieni la velocità, coordinazione, ritmo. Dai, 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 dai. Mancano pochi secondi. 2, 1, cammina. Il prossimo sarà ancora lo skip, la corsa con le ginocchia alte. Attenzione alle tue ginocchia, alle tue caviglie. Fra 7 secondi, ragazzi, si parte. 5, 4, 3, 2, vai. Skip, alza bene le ginocchia più che puoi, pur mantenendo una buona velocità. Vai, più veloce, più in alto di me. Dai, 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 su, su, su. So che ci manca poi solo l'ultima parte. Siamo super bravi. Dai, 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 che manca poco. Tutto, dobbiamo dare il massimo in questi ultimi esercizi. Dai che poi il nostro corpo recupera, ci fa bruciare di più, consuma di più. Resisti, resisti. 3, 2, 1, cammina. Il prossimo sarà un jumping jack con la croce. L'avevamo già fatto, vi ricordate? Apro, chiudo, scissor, apro, apro, chiudo, scissor, apro, chiudo, scissor. Precisamente ora, vai, apro, chiudo, scissor, apro, chiudo, scissor. Alterna un apro, chiudo e un apro, chiudo in forbice, in scissor, avanti. Alterna sempre ovviamente la forbice. Dai, 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 apri bene, mani ai fianchi, mantieni una buona velocità e un buon affondo nel scissor, avanti. Siamo super brave, super brave. Chi ci ferma? Manco il leone, eh? Dai, dai, dai. 3, 2, 1, pausa. Nella pausa prepara il tappetino per il rolling, ok? E lo lasciamo lì perché ci servirà almeno per 3 esercizi. Rolling significa mi allungo in alto, dondolo sulla schiena e ritorno anche con l'aiuto delle braccia. Si parte ora, lunghi in alto, giù, dondolo, mani a terra e su, allungati. Rolling back, voilà, su e scendo. Aiutati un po' con le mani, siamo super bravi. Lo so che questo non ci voleva, non ci voleva. Vedrai il prossimo. Dai che manca poco. Dai, 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 dai. Ciascuno fa in base alle proprie possibilità. Dai. Questo sarà l'ultimo. Pausa. Cammina. Il prossimo sarà dalla panca frontale, ragazzi. Ok? Alterno un piede in avanti, che si va a posizionare a lato della mano, ovviamente dello stesso lato, ok? E precisamente adesso, mani a terra, panca, da piede destro vicino alla mano destra e ritorno, e cambio, e cambio, e cambio, e vai, e cambio. Lo so, anche questo è tostissimo,
Ma lo sai, è vero che manca poco? Motivo per cui tira fuori tutte le energie che hai. Dai, dai. 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. In piedi, cammina 20 secondi. Il prossimo sarà 2 jumping jack. Rolling, 2 jumping jack e quest'ultimo. Alterniamo i due esercizi, ok? Partiamo ora con 2 jumping jack. Apro, chiudo, allungati, rolling back, in piedi 2 jumping jack, mani a terra, va piedi dietro, un piede avanti, torno, un piede dietro, torno e su, jumping jack, allunga, rolling back. In piedi, 2 jumping jack, allunga, mani a terra, panca, piede destro, dietro, sinistro, dietro, torna, allungati, 2 jumping jack, su, rolling back, su in piedi, 2 jumping jack, pausa, bravi. Ultimo esercizio ragazzi, via il mat, non ci serve, cammina. Fai quello che vuoi, no, scherzo. Ripetiamo, apro e chiudo scissor per 20, ora, vai, apro e chiudo scissor, non so voi, io sono devastata, vai, questo è l'ultimo, fai con me, guarda che molla, dai, 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 apro e chiudo scissor, lungo il scissor, apro e chiudo scissor. Guarda che molla adesso che è l'ultimo. Sempre più aperto, sempre più grande il scissor. Dai, 10 secondi. Dai, 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 dai. 5, 4, 3, 2, 1. Camminiamo. Un sorso d'acqua. Cammina. Ossigenati. Siamo super. Bravi, 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 bravi. Ok, ragazzi. Passato il riposo, nel senso dall'esercizio precedente, riprendiamo il nostro step touch laterale. Facciamo ritornare il nostro sistema corpo alle condizioni pre-allenamento, quindi lo accompagniamo nell'abbassare la frequenza respiratoria, la frequenza cardiaca, mi ossigeno bene. Sei contenta, che il grosso hai fatto e adesso sarà la tua fisiologia. Magari ti sentirai un po' stanchina, però adesso agisce la tua fisiologia per recuperare le riserve energetiche che erano pronte all'interno delle tue cellule muscolari, all'interno dei muscoli stessi, del sangue, ok? Il corpo ripristina, ok? Tutto questo utilizzando anche un sistema energetico lipolitico, perché ormai dopo un 45 minuti lo abbiamo attivato, quindi lui procederà con l'utilizzo di questi substrati. Potrebbe essere ideale per chi avesse tempo di aggiungere una bella camminata adesso a ritmo veloce, diciamo sostenuto, per almeno altri 40 minuti, se proprio volete incidere in maniera ancora più efficace sul diciamo, metabolismo lipolitico. Altrimenti, se siete tanto stanchi, però avete ancora tanto tempo a disposizione, fate lo stretching muscolare, ok? Così vi rilassate. Ricordatevi di bere un abbondante bicchiere d'acqua, mangiare bene, mi raccomando, tante vitamine, sali minerali. L'attività fisica è ossidante, quindi crea un po' di tossicità, di metabolismi, di metaboliti da, diciamo, aiutare a buttare fuori. Riduciamo sempre di più
la ampiezza del passo, ok? Facciamo dei respiri profondi, aiutiamoci anche con le braccia, così mobilizziamo un pochino anche le nostre braccia. E via via riduciamo proprio l'ampiezza sempre di più di questo passettino, fino a fare una blanda camminata sul posto. Molto bene. Utilizzeremo un appoggio tipo una libreria, adesso mi è utile, una tavola, una sedia per appoggiare le mani, fare un lungo passo all'indietro e strecciare il muscolo del polpaccio insieme anche al tendine d'Achille. Mantieni una buona linea fra gamba e busto, quindi attenzione all'essere inarcati oppure troppo indietro con il bacino. Se avete una parete tipo specchio riflettente, date un occhio alla linea che va dal piede alla vostra testa. Posso anche andare un po' più avanti con il piede dell'affondo della gamba avanti per arrivare a un nuovo stretching, sentire ancora rinnovata la sensazione di allungamento se per caso si era attenuata. Voilà, cambio dall'altra parte, un lungo passo all'indietro, cura anche qui bene l'allineamento busto-gamba, senti lo stretching nel polpaccio, nel retrocaviglia. Continua a monitorare la situazione, se vuoi fai un ulteriore passettino in avanti con il piede della gamba avanti e avanza ovviamente con l'intero asse tutto inclinato. Molto bene. E recupero. Sciolgo un pochino, immagina di avere dell'acqua da scrollare dalle dita dei piedi. Dopodiché posso sempre trovare un appoggio, un supporto per l'equilibrio, afferro il piede sinistro, tiriamo il muscolo della coscia, attenzione a non rimanere con la schiena inarcata, suggerisco di stringere un pochino i glutei, anche qui se avete una parete riflettente guardate l'allineamento, ginocchio, anca, spalle, testa, un'unica linea, quindi non sono là, non sono là. Qui sotto, glutei contratti, colonna allungata, per sentire di più avvicino bene il tallone al gluteo. E sciolgo. Cambio, io uso per una volta il soffitto mio amico, invece che testate trovo un supporto. Cura bene la linea ginocchio, anca, spalle, testa, allungati bene in alto con la colonna, avvicina più che puoi il tallone al gluteo. E di nuovo sciolgo. Muoviamo le spalle con degli ampi cerchi. Uno. Fai dei bei respiri. Due. E tre. L'altro giro. Uno. Due. Tre. Posiziona. Apri un po' di più l'appoggio dei piedi e metti le punte dei piedi orientate un po' in fuori, il gomito sinistro nell'incavo dell'anca sinistra e ti fletti lateralmente. Stai piegato sulla gamba sinistra, tesa invece la destra. E quindi su.
Con il gomito destro vado nell'incavo dell'anca, mi piego sulla gamba destra, lascio tesa la sinistra, mantieni aperte le spalle e il petto. E ritorno. Molto bene. Intreccia le dita delle mani, tirati in alto, apri bene il petto, spingi bene le spalle all'indietro, inarcati un po' con l'intero corpo, fuori l'aria, giù. Posiziona le mani così, vedi, con i palmi nell'incavo delle pieghe dei pantaloni. Fai un piegamento sulle gambe, con le mani spingi in giù, le braccia sono proprio distese. Mentre la colonna si allunga attraverso il collo e la testa, con le mani spingo in giù i femori. E ritorno. Ancora. Tirati bene. Appoggia le mani e crea lunghezza nella schiena. Ultima volta insieme, un respirone. Molto bene, ragazzi. Allora, beviamo insieme un po' d'acqua. Dovreste averci avere la bottiglia sempre a portata di mano. Voilà. Quindi, se ora avete ancora tempo e ancora fiato, allora se avete solo pochi minuti potete rifare la fase di stretching, se avete tanto fiato, cioè se avete ancora fiato potete continuare o con una bella camminata al parco prolungata per almeno 40 minuti, oppure, che so io, perché no, fare una lezione di ipopressiva o di stretching muscolare se sentite proprio la necessità di allungare la muscolatura. Io con questo vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto presto con una prossima lezione. Un bacione e a presto!